fosse un calcio d'angolo a favore degli ospiti, il pallone che poi è finito nelle mani di Lambrè. Il quintetto iniziale della Sociale Montalto, Lambrè, Carmine Bisignano, Andrea Bisignano, Giudice e Galiano. Tanto c'è un primo fallo. Il pallone battuto poi Andrea Bisignano per Galiano, Marco Galiano sulla destra, prova a centrarsi indietro per Carmine Bisignano con il numero 31, poi Andrea, la gallinese però riesce a riconquistare il possesso della palla e a ripartire. Non è verso il numero 13, poi è uscito Tiziano con i piedi, ha mandato il pallone avanti verso Lambrè. Fa ripartire il gioco dei suoi Lambrè, Andrea Bisignano verso il fratello Carmine Bisignano con il numero 31. Sulla sinistra c'è a terra poi Carmine Bisignano, ma Andrea continua ovviamente a giocare, poi il tiro e la parata con i piedi di Tiziano. Quarto minuto di gioco qui a Settimo di Montalto, 0-0 il risultato. L'arbitro va anche a richiamare il tiro direttamente in porta di Andrea Bisignano, poi il pallone in avanti, c'è Galiano che lotta contro un avversario, poi la palla sempre verso Andrea Bisignano, che con il quale è chiamato a far ripartire le azioni della Socia, poi il tiraccio di Tiziano, pallone che è... sulla distinta non abbiamo però i nomi dei giocatori della Socia, il numero 14 non mi risulta in questo momento sulla distinta che è stata consegnata, comunque avremo modo di tornarci in seguito. Anche Matteo Crispino che si occupa anche della comunicazione, penso ovviamente erroneamente della Socia, invece è ovviamente della Gallinese, il numero 14 della Gallinese, avremo modo di capire poi più tra poco di chi si tratta. Riparte la formazione ospite del giro palla della formazione della Gallinese, ma la Socia passò il possesso palla, c'è un fallo, il primo commesso dalla squadra di casa, due ne ha commesso invece la Gallinese. Pallone indietro, direttamente fuori. Andrea Bisignano deve trovare un po' d'ordine la Socia, nuovamente Andrea Bisignano, il tacco, il tiro poi di Carmine Bisignano, ma c'è l'intervento del portiere della formazione
Regina, ottavo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato qui al centro sportivo della Socer Montalto. Pallone in mezzo, il tiro dalla distanza di Andrea Bisignano, aveva caricato il destro, il numero 7 dei locali, poi pallone per Camera, il giro palla della Socer, pallone che finisce fuori, c'è una rimessa laterale a favore della Gallinese quando il cronometro segna il nono nel corso del primo tempo, risultato di 0-0. Tiziano, pallone in avanti, Lambre prova addirittura di testa. Il tiro dalla distanza, il retropassaggio, il pallone preso con le mani da Lambre. Calcio di punizione a favore della formazione della Gallinese. C'è stato il tocco con le mani di Lombre su un retropassaggio, calcio di punizione a favore della Gallinese, tutta la Socia ovviamente a difendere. Chiedono la distanza gli uomini in casacca bianco-rossa. Il tiro alto, alta che sta conquistando. Ringraziamo anche Keita che ci sta aiutando quest'oggi anche a reperire le giuste distinte, perché come detto in precedenza non abbiamo abbiamo la distinta ma non ci sono i numeri delle maglie dei giocatori ospiti. Il tiro di Carmine Bisignano, mentre ovviamente i giocatori di casa li conosciamo per il fatto che è giusta la distinta, in quella ospite stiamo trovando un po' di difficoltà, comunque tra poco si risolverà anche questo. Galiano verso Carmine Bisignano, Andrea Bisignano, poi è entrato in campo Bracci, non vedo Giudice, il numero 8 Giudice è uscito, è entrato Bracci, mister Basile ha preferito settore già subito una sostituzione. Non so se Giudice ha subito qualche colpo ma è uscito al decimo. Ricordiamo che qui la sostituzione sono libera, intanto c'è un fallo nel secondo della Socer, due ne ha commessi anche time out, al time out che arriva proprio nel momento giusto anche per il sottoscritto per poter respirare. Abbiamo parlato anche con Davide poco fa, Davide è un giovane tifoso della Socer, si può avvicinare Davide, ti è piaciuto l'approccio al partito o si deve fare qualcosa in più? No, vabbè, l'approccio era buono, però i ragazzi secondo me possono fare andare qualcosa in più. Tu sei un giovane tifoso ovviamente, durante quest'anno avremo modo anche di dialogare con te e di raccontare quello che accade qui al centro sportivo della Socer Montalto. Nel frattempo c'è un time out, risultato di 0-0 qui a settimo di Montalto. Non ti chiedo un pronostico Davide perché so che non ti piacciono i pronostici, però sicuramente fai il tipo per la Socer. Il gioco tra pochissimo riprenderà. Con il cronometro che è arrivato al tredicesimo nel frattempo di questo primo tempo. Si ricomincia a giocare, abbiamo risolto anche il problema delle distinte, ringraziamo ovviamente per la presenza che è stata.
abbiamo la possibilità di darvi i numeri corretti della formazione ospite ed è già questo una cosa più che positiva. Riparte la Gallinese, il pallone verso Gregorace, che è il numero 9, il 13 invece è Giuseppe Sari. Bracci, pallone che era indirizzato verso Lopetrone, poi nuovamente Bracci, il numero 25, si allunga un po' troppo la sfera, se lo porta fuori, ma la Socer da qualche minuto sembra più in palla rispetto all'approccio iniziale della formazione nata da mister Basile. Giro palla della Gallinese con il numero 13 Sarica. Socer, come detto, una delle formazioni candidate a far bene in questo campionato, poi il pallone verso Francesco Gregorace, non trova spazi la formazione ospite, si difende bene la Socer. Vi ricordo nuovamente gli arbitri dell'incontro, sono Speziale di Cosenza e Michienzi di Lamezia Terme. Pallone avanti, Bracci, il controllo con il petto, c'è anche Andrea Bisignano in mezzo, il tiro di Bracci con i piedi, Tiziano, poi spazza la Gallinese, ma da qualche minuto la Socer sta spingendo sull'acceleratore. Colpo di tosse, ma non preoccupate perché ovviamente c'è alcun rischio, almeno per quello che mi riguarda in questo momento, questo periodo difficile anche per chi ha problemi di una normale influenza stagionale, però non è il mio caso, voglio rassicurare anche chi in questo momento sta guardando da casa l'incontro giunto al 16° nel corso di questo primo tempo, risultato che ancora non si sblocca, fermo sullo 0-0. Fa difficoltà in avanti la Socer Montalto, una squadra costruita bene ma che anche in coppa contro il Rende non è andata oltre l'1-1. Riparte Bracci, parliamo del numero 25, lui smentisce subito Bracci, pallone che non è attraverso la difesa avversaria, poi riparte la Gallinese con il numero 8, il tiro Lambre con i piedi, era Cutrupi, poi c'è un fallo. No, non è fallo, pallone che è finito fuori, se non sbaglio sono due falli a testa per le due formazioni. Risultato di 0-0. Carmine Bisignano se ne va, pallone fuori, pallone toccato dal giocatore della Gallinese, quindi rimessa a favore della squadra di casa. Andrea Bisignano, Carmine Bisignano, il giro palla della Socer Montalto, poi Lopetrone indietro sempre per Carmine Bisignano, l'arbitro va a richiamare un giocatore della Socer, il doppio passo di Bracci, pallone fuori, c'è una carica, è un possesso palla a favore della Gallinese. Riparte il capitano dalla formazione regina, Tiziano, e il portiere, pallone lungo, pallone fuori. 17 minuti sul nostro cronometro, vi ricordo che avete la possibilità di guardare la diretta sul canale sportico della Socer Montalto, potete condividere poi anche il link per vedere la partita in diretta. Pallone lungo verso Lambrella, numero 27 smanaccia la palla, la manda fuori, 17:34 sul nostro cronometro. Pallone in mezzo, pallone che è uscito fuori, poi è uscito fuori la palla, obiettivamente prendeva del tiro di Cutrupi, ma il pallone era uscito, come sentite anche dagli spalti, era uscito abbastanza fuori. Il tiro di Carmine Bisignano, si salva con la mano destra, Tiziano manda il pallone in angolo, calcio d'angolo a favore
della Socio Montalto, nuovo corner a favore della squadra allenata da mister Alessandro Basile, pallone indietro verso Carmine Bisignano, poi il numero 7 Andrea Bisignano, Lopetrone, pallone fuori, si ripartirà con una rimessa laterale a favore della squadra con la casacca biancorossa. Con un cerchio anche blu, ha sbagliato la rimessa la gallinese, si partirà dunque la Socer senza fretta, dice Carmine Bisignano, Andrea Bisignano, non c'è fretta, c'è però la voglia per la Socer di portarsi in vantaggio, vediamo se questa è l'azione giusta. Carmine Bisignano, il controllo con la suola, poi Bracci indietro per Carmine Bisignano, passando per Andrea, il numero 7, il tiro di Bracci con il sinistro, pallone troppo largo che si spegne sul fondo. Intanto è uscito Carmine Bisignano, è entrato Andropoli, il giocatore che vedete in questo momento inquadrato, il giocatore con la maglia numero 10. Andropoli anche lo scorso anno nella Socer Montalto. Poi Andrea Bisignano verso Lopetrone, Lopetrone all'indietro verso Bracci, Lopetrone il numero 9, c'è Bracci, il tiro di Bracci, si salva nuovamente Tiziano, il migliore dei suoi sicuramente il portiere della gallinese Giuseppe Tiziano, il tiro nuovamente Tiziano, la conclusione di Bracci e la risposta di Tiziano. Bravo Marco, esci, esci Ciccio. Minuti sul nostro cronometro, 20 e 38 per la precisione, sempre 0-0 qui al centro sportivo della Socer Montalto tra la Socer e la Gallinese. La Gallinese in possesso della palla in questo momento, c'è il numero 9 che è pressato, non sbaglia però nuovamente il giocatore con la maglia numero 9, poi l'Andrea salva il risultato, riparte la Socer con il numero 9 Lopetrone, su invito anche di Andrea Bisignano, pallone che finisce fuori e si ripartirà con una rimessa laterale, c'è il fischio dell'arbitro, c'è veramente, poi c'è un cambio della rimessa sulla linea, va battuta la rimessa laterale, ovviamente ha sbagliato in questo caso il giocatore della Socer, c'è un fallo, Andropoli che esclude categoricamente di aver toccato il giocatore della Gallinese, il numero 19, ancora anche verso l'altro direttore di gara Andropoli. Sta di fatto che il terzo fallo per la Socer Montalto. Andropoli che ancora va a dire all'arbitro di non aver toccato assolutamente il giocatore e sembrava sulla palla c'è il numero 8 Cutrupi, se ne va Cutrupi, poi c'è Gregorace, Gregorace non riesce a concludere, fallo, fallo per il terzo fallo anche per la qualche scaramuccia tra la panchina della Socer Montalto e il numero 8 della Gallinese che si chiama Cutrupi, uno dei due Cutrupi, questo è Saverio, l'altro è Alessandro con il numero 14.
è stato ammonito, se non sbaglio. Ripartita la Gallinese, il tiro esce di pochissimo, c'è anche un giocatore della Gallinese che va a protestare all'indirizzo dell'arbitro, è il numero 14 Alessandro Cutrupi. Secondo Cutrupi un fallo commesso dalla Socer, non è stato dello stesso avviso il duo arbitrale. Andropoli verso Lopetrone, Andrea Bisignano sta agendo in difesa, poi c'è nuovamente Andropoli, la manata di Alessandro Cutrupi su Andropoli. Abbiamo visto e abbiamo sentito anche l'impatto chiaramente anche dalla nostra postazione, anche perché era vicinissimo a dove eravamo noi. Sì, in effetti 4-4 il numero dei falli. C'è Andrea Bisignano sul pallone, anche giudice con il numero 8, vediamo chi va alla conclusione. È uno schema, giudice in mezzo, sbaglia però questo schema la Socer Montalto. Abbiamo sentito chiaramente anche il richiamo verbale di mister Basile. 25 minuti sul nostro cronometro, sempre 0-0 il risultato. Lopetrone mette il pallone fuori, riparte la Gallinese con Toni Iraca alla rimessa in gioco della sfera, poi il pallone che viene intercettato per un attimo da giudice, poi grande l'intervento in chiusura di Andrea Bisignano con il piatto destro, mette la palla fuori, Iraca nuovamente a mettere il pallone in gioco all'indietro verso Sarica, fuori la palla di Sarica, è entrato nel frattempo anche Milito. Andrea Bisignano per Galiano, il lob di Galiano per giudice, non riesce però il controllo giudice. Tiziano, il colpo di testa di un giocatore della Gallinese, si allunga troppo alla sfera, pallone che finisce fuori. Ultimi 4 minuti di questo primo tempo, 0-0 il risultato tra la Socer Montalto e la Gallinese. Sbaglia Galiano, riparte la formazione ospite, poi con i piedi è uscito Lambre. E ha salvato il risultato Lambre anche in questo caso. Pallone in mezzo, vediamo se riesce a ripartire il giudice. Indietro, pallone verso Andrea Bisignano. Giudice, messo a terra, c'è il fallo. C'è a terra giudice. Mancano 3 minuti sul cronometro al termine di questo primo tempo, il risultato ancora fermo sul 0-0, partita che per quello che riguarda le occasioni è stata equilibrata, anche se sul possesso palla, il giro palla, la Socer ha avuto sicuramente il pallino del gioco, la Gallinese si è resa pericolosa soprattutto in azioni di ripartenza. Vediamo se in questi ultimi minuti del primo tempo riesce a bloccare il risultato la formazione di casa. Il tiro con il sinistro di Marco Galiano, pallone che finisce alto. Parato palla la Socer con Milito, si è allungato però troppo la sfera, pallone che è finito fuori.
120 secondi alla termine della prima frazione di gioco, palla fuori. Galliano verso giudice, nuovamente Galliano. Il tiro di Galliano direttamente fuori. Riparte la verso Tiziano, colpo di testa, poi riparte nuovamente la soffa con giudice, messo a terra il giudice e c'è il calcio, il tiro libero per la formazione, è il quinto, sì, il quinto fallo, ah, il sesto fallo, sì, abbiamo perso prima il fallo, quindi tiro libero con Andrea Bisignano sulla sfera, vediamo se è proprio a 30 secondi dal termine del primo tempo la Soccer riesce a sbloccare il risultato, meriterebbe questo vantaggio la Soccer. C'è Andrea Bisignano, la lunga rincorsa del numero 7, Bisignano contro Giuseppe Tiziano, il portiere della Gallinese, il filo, la parata di Tiziano, un minuto di recupero, intanto sprecato questo tiro libero la Soccer, fallo, c'è un nuovo tiro libero, c'è un nuovo tiro libero, il remake del è davvero fisicamente ben piazzato il portiere della Gallinese, un portiere abbastanza alto, comunque sul pallone si porta Marco Galliano, il numero 10 qui inquadrato, vediamo se riesce Galliano, siamo in extra time, batterà questo tiro libero, poi sicuramente l'arbitro manderà tutti spogliatoi, Galliano contro Tiziano, il tiro, il gol della Soccer Montalto, il vantaggio proprio nel finale di tempo, 1-0 per la Soccer Montalto, la sblocca Marco Galliano su calcio, su tiro libero, proprio allo scoccare del 31esimo minuto, il primo minuto di extra time, ne ha concessi uno il direttore di gara che tra poco rischierà. Termina qui il primo tempo, Soccer Montalto 1 Gallinese 0, il vantaggio realizzato da Galliano. Noi ovviamente ci risisteremo poi nel corso del secondo tempo per farvi vivere questa prima uscita stagionale della squadra di mister Basile, che al momento conduce per 1-0. L'off-time me lo dici degli altri risultati, per favore, sembra off-time. Pensavo che avevi tutti i miei.
Vedo cosa è senza. 1-1, 1-1. Parrocchiere per donna ti interessa? Ti interessa una parrocchiere per donna? Pingi! Ma ho voluto fare una parrocchiere. Mi dispiace. Vai, 1-1. Ora di 1-1. Aggiornami un risultato. Ah, sì, cioè hanno vicepresidente che vuole che si guarda che non può stare. Ma c'è fatto altro? Vabbè, stop. 1-0. Allora, in attesa di questo secondo tempo siamo con Giulio Gallo che fa parte dello staff tecnico di mister Basile. Un primo tempo che ha visto la Soccer riuscire a trovare il vantaggio proprio nel finale con il tiro libero di Galeano, risultato giusto, ma forse ha sbloccato un po' troppo tardi la Soccer questo gol. Sì, credo che il risultato sia giusto, forse anche un po' stretto per visto insomma la mole di gioco che siamo riusciti a mettere in campo e in azione. Stiamo giocando bene anche se la squadra ospite si difende molto bene, anche in pressione, viene anche in pressione insomma molto alta e comunque una buona squadra. Per questo secondo tempo non le chiedo il pronostico perché però non mi piace farlo. Deve essere diverso magari l'approccio rispetto a quello che è stato nel primo tempo dei ragazzi di Basile. Speriamo di essere un po' più cinici sotto porta, che poi forse è quello che in questi inizi di campionato ci sta mancando anche nelle uscite, soprattutto che nelle uscite insomma di Coppa abbiamo visto che insomma ancora creiamo tanto e forse sicuramente concretizziamo meno di quello che poi insomma riusciamo a creare. In attesa che si ricominci, una domanda proprio telegrafica, una risposta telegrafica: questo campionato vede la Soccer da tanti media, dagli addetti ai lavori, non dico la favorita, ma tra le favorite. Questo è l'obiettivo della società, cioè arrivare
a vincere questo campionato. Credo che sia abbastanza scontato, anche se per esperienza nulla è scontato, è il campo sempre che ci dice, è il giudice supremo e quindi parola al campo. Perfetto. Quindi, parola al campo, immagino anche al campo per questo secondo tempo. Nel frattempo aggiorniamo anche il risultato della prima categoria, sempre per gli amici della Soccer Montalto. C'è il vantaggio della Soccer Calcio 11 in questo caso sul terreno di gioco dei Ranger Corigliano, quindi Ranger 0, Soccer Montalto 1, 1-0 anche il vantaggio della Soccer Calcio a 5 qui contro la Gallinese. Vi terremo aggiornati anche sul risultato della squadra di prima categoria. Dopo con Davide aggiorniamo anche Serie A e Serie B. Avete sentito anche l'aggiornamento sul Napoli, 3-0 Napoli. Se ovviamente in diretta c'è qualcuno che interessa questo risultato, soprattutto per gli avanti del Fantacalcio. Dopo vi daremo anche i marcatori. Nel frattempo siamo pronti con il cronometro in mano per far partire questa diretta. Ringrazio anche Pino e Rosario Savaglia che sono in regia, stanno occupando anche della messa in onda di questa partita, lo ricordo valevole per la prima giornata del campionato di Serie C1 di calcio A5 tra la Soccer Montalto e la Gallinese. Partita in questo momento, si riparte dall'1-0 a favore della squadra allenata da mister Basile, a favore della Soccer Montalto. Abbiamo visto le distanze. Gallinese, proprio all'inizio del tempo, il gol del pari del numero 13, Sarica. Sarica che ha trovato il pareggio a 30 secondi dall'inizio di questo secondo tempo, si è colto anche quasi impreparato. Comunque si riparte dall'1-1. Andrea Bisignano indietro, pallone verso il numero 25 Bracci. Un avvio un gol a freddo questo segnato dalla Gallinese. Deve sostanzialmente ricominciare tutto da capo la Soccer, poi c'è il tiro di Bisignano, il tocco con le mani, pallone che poi viene deviato in angolo. Approccio, pallone fuori, adesso Andrea Bisignano all'indietro per Lambrè. Bisignano, c'è Braccio, il tiro che esce veramente di poco fuori. È uscito di un non nulla il tiro di Bracci. Marco, cambiati. In campo c'è Galliano, Milito, Bracci e Andrea Bisignano. Intanto dietro alle nostre spalle si sta giocando anche, c'è un gol, dopo vi diremo anche che partita è dalla
l'Under 17 dietro la sua spalla, il Soccer Montalto che vede tante squadre partecipare ai vari campionati di competenze, come detto oltre al futsal in questo momento sta giocando anche il calcio 11 che vince a Corigliano per 1-0, gol di Nicoletti. Qui siamo fermi sul risultato di 1-1 dopo il vantaggio Soccer arrivato al primo minuto di recupero, dell'unico minuto di recupero concesso nel primo tempo su un tiro libero di Galiano, un pareggio di Sarica ad inizio della ripresa, il giro palla della squadra regina con Tiziano, pallone in avanti, il colpo di testa sfiorato da Galiano, il pallone con la testa, pallone che spegne fuori, la torre del gol Sarica. Con le mani in avanti per Galiano, riparte la Gallinese, sempre in carica, esce l'Ambre, la Gallinese in avanti, nuovo tiro dall'angolo, 4 minuti in questo incontro, tiro dalla distanza il numero 9 della Gallinese, poi vediamo nuovamente la squadra ospite, la conclusione sempre del numero 13 Sarica che è galvanizzato dopo il gol del Pari. Bracci, vediamo in mezzo il pallone di Bracci con l'intervento di un difensore, intanto c'è il gioco fermo, c'è un giocatore della Soccer a terra e credo si sia fatto anche abbastanza male. E Bracci che si lamenta. Il giocatore della Soccer a terra è scivolato, vediamo forse un problema al ginocchio, gli è appoggiato male il piede, poi con la torsione delle ginocchia, spray magico, vediamo se riesce a fare miracoli. Ah, con la mano, il polso, non il ginocchio. Il gioco in questo momento è fermo. Un problema al polso, non al ginocchio, ma il polso, si è girato, appoggiato male la mano a terra il giocatore della Soccer. Vediamo se riusciamo da qui ad arrivare con le immagini. Rimane a terra il giocatore della Soccer Montalto, credo che non riesca neanche a ricominciare. Ha fatto male Bracci, esce in lacrime il giocatore della Soccer Montalto, auguriamo a lui sicuramente un pronto recupero, sperando ovviamente che non si sia fatto male in un modo eccessivo. Restituisce il pallone Galiano. No, 3, 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
squadra della Gallina, il giocatore della Sorcera che ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Il cronometro intanto è andato a scorrere fino all'ottavo minuto, vediamo se riesce a perforare la difesa avversaria Santino Giudice, poi andrà a bisignare il giro palla della Sorcer, il doppio passo di Galeano, il tiro, il pallone deviato che esce di pochissimo, ha dato l'impressione di entrare in porta, il pallone deviato. Il pallone verso Bisignano, all'indietro nuovamente Bisignano, giro palla, perde palla Andrea, Bisignano, poi Galeano, all'indietro verso Andrea Bisignano, Carmine Bisignano, poi Galeano, Carmine Bisignano contrastato, pallone fuori, la Soccer che spinge per il nuovo vantaggio. Il risultato è di 1-1, il cronometro segna il nono minuto del corso della ripresa. Viene messo a terra il giocatore della Gallinese, poi riparte la Soccer con Galeano sulla sinistra, pallone indietro, la Gallinese si salva anche in questa occasione. Sta macinando il gioco la Soccer, ma non riesce ad andare alla conclusione, a trovare la via del gol. Vediamo se ci riesce Santino Giudice, atterrato, poi c'è un fallo commesso proprio dal Giudice. No, è fallo, pallone che è finito fuori, quindi si è ripartito con una rimessa laterale. Tiziano, il pallone che viene protetto da Gregoraggio con il fisico, poi finisce a terra Carmine Bisignano. Sta innervosendo il gioco, soprattutto dopo senza fretta. Mister Basile, siamo Andrea Bisignano, siamo messi male, queste le parole che avete chiaramente sentito anche voi. Il giro palla, poi riparte nuovamente la Soccer, pallone in avanti, Santino Giudice con i piedi, in uscita, ha salvato il risultato Tiziano, sicuramente tra i migliori del portiere dei Reggini. Giro palla della squadra di Reggio Calabria, il tiro di Carmine Bisignano, poi non riesce a sbloccare questo risultato la Soccia, che sta letteralmente in questo momento chiudendo nella metà campo la formazione della Gallinese. Lambre con i piedi fa ripartire l'azione, Andrea Bisignano, meriterebbe questo vantaggio la Soccia, il tiro di il numero 8 Santino Giudice, pallone che si spegne fuori. Intanto ha pareggiato la Ranger Corigliano. La Petrone verso Giudice, il tiro di Andrea Bisignano, al giro con un destro che però non ha trovato lo specchio della porta, intanto il pallone è finito dall'altra parte con un calcio d'angolo. Aggiornano anche sul risultato del Napoli, 4-0 del Napoli sull'Atalanta. Pallone in mezzo, Giudice fa risalire la squadra, fa rifiatare i suoi, 12esimo nel corso del secondo tempo. Carmine Bisignano sono alla carica per Lopetrone, Lopetrone indietro nuovamente per Carmine Bisignano, poi c'è Andrea sulla sinistra, pallone in mezzo, interviene però la difesa della Gallinese, pallone indietro, la Gallinese sembra più stanca rispetto alla stessa, non tanto, però riesce
comunque a difendersi bene. Poi c'è l'autore del gol, che è il numero 13, Giuseppe Sarita, pallone fuori. Lambre, Lo Petrone, con il fisico Lo Petrone, verso Andrea Bisignano, indietro il numero 7, allarga verso Carmine Bisignano, nuovamente Lo Petrone, danza sul pallone. Santino Giudice, vediamo quello che riesce a fare. Giudice, esce Tiziano, pallone che finisce fuori. Il tiro di Giudice. Il tiro di Giudice, pallone fuori. Abbiamo risaltato un po' anche noi. 14-15 minuto, mancano 15 minuti al termine dell'incontro. Risultato di 1-1. C'è Lo Petrone che non riesce ad arrivare sul pallone, ci riesce però Carmine Bisignano verso Giudice, sbaglia il controllo Giudice, nuovamente Giudice fa carambolare la palla proprio sul numero 8 della Soccer Montalto, il numero 9 Gregoraccio, pallone che finisce fuori, riparte il gioco con Tiziano, pallone in avanti. Bisignano si è allungato purtroppo la palla che porta fuori. Lo Petrone, Lo Petrone contro Tiziano, si è allungato un po' troppo il pallone, Lo Petrone, è uscito Tiziano con i piedi, vediamo, palla all'indietro verso Andrea Bisignano, Giudice, il tiro di Giudice è finito veramente di poco fuori questo pallone alla sinistra di Tiziano, meriterebbe il vantaggio la squadra di casa. Tiziano a terra, si rialza, 16esimo, risultato di 1-1. Palla verso la torre del gol del pari Sarita, in avanti, messa a terra, l'arbitro invita a rialzarsi Andrea Bisignano verso Lo Petrone, indietro per Santino Giudice, poi c'è Carmine Bisignano, Andrea Bisignano. Lo scambio provato con Lo Petrone, è uscito Tiziano ad anticipare proprio Andrea Bisignano, poi c'è il tiro, Lambre salva l'arbitro, vediamo che va ad ammonire l'allenatore della Gallinese, che si lamenta. Io ce l'accompagno, però dopo che non va più. E dopo non vuole. C'è Natale, te la voglio dire. Il tiro provato dalla Gallinese, poi c'è stato nuovamente un tiro di Gregoraccio,
adesso Gregoracci, pallone deviato in angolo, non riesce a sbloccare il risultato la squadra di casa. Nello stesso momento nelle ripartenze si trova sempre la Gallinese. Diciotto minuti il nostro cronometro, time out. Giova! Siamo sul risultato di 1-1 nel 18esimo nel corso del secondo tempo tra Socer Montalto e Gallinese. Dieci minuti al termine dell'incontro, 1-1 il risultato qui al centro sportivo della Socer Montalto. Galeano al 31esimo nel corso del primo tempo, il pari all'inizio della ripresa dopo appena 30 secondi da parte di Sarica per la Gallinese. È fermo sull'1-1, più Socer Montalto che Gallinese, ma la Gallinese è una formazione abbastanza ostica da affrontare, una difesa arcigna e difficile da scatenare. Siamo al 19 e 25 secondi. Andrea Bisignano all'indietro verso il fratello Carmine, nuovamente Andrea Bisignano, pallone fuori, riparte la Gallinese. Il tiro all'ambre era comunque sulla traiettoria del pallone, il tiro è stato di Cutrupi, Alessandro Cutrupi. Nuovamente l'ambre con le mani verso Andrea, verso Carmine Bisignano. Poi Andropoli, nuovamente Andrea Bisignano, Lopetrone, il controllo di Lopetrone. Lopetrone prova a scardinare la difesa della Gallinese, Gallinese che si è rifugiata praticamente, ha alzato un muro difensivo davanti a Tiziano. Andrea Bisignano verso Carmine Bisignano, pallone in avanti con il petto, è uscito Tiziano, buon portiere questo della Gallinese. Marco, soprattutto ben piazzato fisicamente il numero 12, il capitano della Gallinese. Andropoli verso Carmine Bisignano, nuovamente per Andropoli sulla sinistra, all'indietro Andropoli, serve Andrea Bisignano, messo a terra, c'è fallo, sì, il fallo su Lopetrone. Ventuno minuti sul cronometro, 9 al termine più il recupero che sarà almeno di 3 minuti. Il gioco è rimasto fermo anche in occasione dell'infortunio di Bracci. Sul pallone ci sono Carmine e Andrea Bisignano. Va Andrea, il tiro fuori, la conclusione di Andrea Bisignano. Nuovo fallo del giocatore della Gallinese, del numero 5, era Plutino. Carmine Bisignano, Lopetrone, Andropoli, Carmine Bisignano con la suola, poi il tacco all'indietro verso Andrea Bisignano, Lopetrone, Lopetrone. Sì, la
Andropoli all'indietro verso Andrea Bisignano, non trova spazi la formazione di casa. Lopetrone danza sul pallone, Lopetrone il numero 9 all'indietro, riparte da Gallinese, vediamo questo contropiede della formazione ospite, poi perde il pallone, poi c'è una sorta di lotta sulla tre quarti con la alla fine la Cocer riesce a far suo il possesso del pallone, Lopetrone all'indietro per Carmine Bisignano, poi c'è Andropoli. Andropoli, vediamo, non riesce a prendere il pallone in campo Carmine Bisignano. ...23 minuti sul cronometro, 1-1 il risultato, non si sblocca questo incontro, inchiodato sul pari. Lo ricordiamo, il vantaggio della Socia era arrivato proprio nei minuti di recupero del primo tempo, negli ultimi 20 secondi eravamo in pieno recupero su tiro libero di Galliano, il pareggio proprio ad inizio ripresa dopo appena 30 secondi, quindi sostanzialmente dal punto di vista del risultato il punteggio è stato sostanzialmente sempre in parità, mentre dal punto di vista del gioco sicuramente meriterebbe qualcosa di più la Socia Montalto. Il tiro, il palo colpito dal numero 9 della Gallinese, nuovamente il tiro, la conclusione sempre del numero 9, ma un'occasione colossale di Gregoraccio per far tornare in vantaggio i suoi, poi c'è Andropoli, tornare sicuramente in un termine adatto perché non è mai stato in vantaggio la Gallinese. Comunque si è capito sostanzialmente il concetto, a terra Carmine Bisignano, pallone però è finito fuori, non c'è stato il fallo. Una squadra ostica e arcigna della Gallinese, una squadra che sta dando comunque filo da torcere alla Socia Montalto. Tenuta l'ammonizione di Gregoraccio, terzo fallo commesso dagli ospiti. Sono 5 minuti che separano le squadre dal termine di questo incontro. Vediamo se Galliano riesce a trovare lo spazio giusto per bloccare questo risultato. La tensione sul il tiro ribattuto direttamente dal numero 13 della formazione ospite Sarica, che poi è l'autore del gol del pari. Giudice in area di rigore, giudice con la mano, con la punta delle dita riesce a far suo il pallone Tiziano, poi c'è il numero 5 Lutino che conquista questa rimessa laterale. Andrea Bisignano ha messo in piede per salvare questa azione pericolosa della Gallinese. 26-38 sul cronometro, Gallinese ancora in avanti, ma riparte la Socia Montalto con Milito, il pallone in mezzo, nuovamente Tiziano sta salvando tutto Tiziano. Vediamo l'arbitro, il fischio dell'arbitro, non avevo ancora autorizzato la ripresa del gioco. Tiziano sicuramente tra i migliori in campo, se non il migliore in campo, il portiere degli ospiti è stato sempre pronto
su ogni azione offensiva della Cocer Montalto, anche in questo caso. 28 minuti sul cronometro, 2 al termine di questo incontro. Milito che ha subito un contrasto, è rimasto. Sì, si ricomincia, si riprende a giocare. Milito ha subito un intervento con il giocatore avversario, ma nulla di preoccupante. Spinge il pallone, la Cocer Montalto, poi palla in avanti, Andrea Bisignano manda la palla fuori. E 30 sul cronometro, un minuto e mezzo al termine, più recupero, 1-1 il risultato. Tanto tema out. Siamo sicuramente ai titoli di coda di questa partita, 1-1 il risultato tra le due squadre, tra la Cocer Montalto e la Calcinese. Sono 3 minuti di recupero a partire da questo momento. Giocatore di movimento, portiere in movimento. 1-1 c'è il gol della Gallinese. Il gol della Gallinese. Il gol della Gallinese che è arrivato proprio in questi minuti finali. Sempre il numero 13. Abbiamo sempre il numero 13, Sarica. Pallone in avanti, un gol questo che non ci voleva per la Cocer, sicuramente un Cocer che meriterebbe di più. Andrea Bisignano nel giro palla, vediamo se ci riesce nella finale. Questa a terra lo Petrone, un minuto e mezzo al termine. Un minuto e mezzo al termine di questo incontro. Carmine Bisignano, Andrea Bisignano, Galiano, pallone in mezzo di Giudice. Manca un minuto al termine di questa partita. Giudice, vediamo se riesce nel finale la Cocer con Giudice.
fuori. Mancano 30 secondi al termine dell'incontro. Una partita che sicuramente non meriterebbe questo epilogo per la Socia. Ultimi secondi veramente questi. Incredibile, finisce con la vittoria della Gallinese questo incontro. Un incontro pregato per la Soccer Montalto, non meritava questo epilogo la squadra allenata da mister Basile, una sconfitta sicuramente immeritata per la Soccer, un risultato che per quello che si è visto dal punto di vista del gioco magari il pari era quello più adatto, ma in questo caso non è un risultato giusto per la Soccer Montalto. Termina qui, ci risentiremo poi nella prossima occasione, nella prossima diretta. Vi ricordo il risultato: la Gallinese vince qui a Montalto per 2-1 contro la Soccer.